Ciao, sono Valeria Franco e questo è Sesso d'Arte. Questo è un libro stampato nel 1969. In fondo c'è un elenco degli artisti più importanti. Andiamo a vedere la lettera G. Guggen Paul, Gentile da Fabriano, Gentileschi Orazio, Géricault Jean-Louis Théodore. Non c'è Artemisia Gentileschi. La storia dell'arte spesso è stata ingrata alle donne artiste. Oggi in realtà vorrei parlarvi di un altro libro, Le Disobbedienti, di Elisabetta Rasi. Racconta sei storie di pittrici, la prima delle quali è proprio Artemisia Gentileschi. Sono quindi sei biografie ed è davvero una bella lettura, appassionante, se siete in cerca di consigli. Le pittrici sono Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigée-Lebrun, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Charlotte Salomon e Frida Kahlo. Ovviamente queste sei sono una piccola selezione fatta dall'autrice, ma quante sono davvero le donne dell'arte? In realtà molte, ma chiaramente in numero sproporzionatamente minore rispetto ai loro colleghi maschi. Questo in realtà succede per tutti gli ambiti, anche la scienza, la letteratura, la politica. E già se ci pensiamo è abbastanza strano, infatti quando una donna si dedica ad uno di questi ambiti non lo fa diversamente da come lo farebbe un uomo. Per esempio, la regina Elisabetta I d'Inghilterra non ha governato diversamente da come avrebbe fatto un re. Eppure, nella percezione generale di un tempo, ma talvolta anche di oggi, il lavoro femminile ha qualcosa di eccezionale, nel senso che sembra un'eccezione alla regola. È come se quella particolare donna avesse qualcosa, un talento miracoloso, che è precluso alle altre del suo genere. Oggi per fortuna le cose sono cambiate, ma talvolta rimane, nella percezione del fenomeno, quasi un filtro che ci fa percepire le opere d'arte di queste donne pittrici come qualcosa di diverso dalla normalità. Facciamo un gioco, proviamo a mettere a confronto dei dipinti. Provate ad indovinare qual è stato dipinto da una donna e quale da un uomo. È davvero impossibile distinguere quali siano di mano di una donna e quali di un uomo. Non ci sono dei criteri. Vi darò la soluzione nei titoli di coda. Eppure, quando si parla di queste opere o di queste artiste, si punta molto sul fatto che siano femminili. Per esempio, quando si parla di Berthe Morisot, si parla di lei proprio come la donna tra gli impressionisti e non semplicemente come un impressionista. Inoltre, spesso vengono sottolineati gli aspetti, per così dire, tipicamente femminili delle sue opere d'arte, per esempio la leggiadria, la predilezione per scene intime familiari, i ritratti femminili delicati, che però in realtà sono tratti comuni di tutti gli impressionisti. Di Artemisia Gentileschi ho sentito in un documentario un'interpretazione davvero fantasiosa della sua opera più celebre, Giuditta e Oloferne. L'opera narra di un famoso episodio biblico, spesso rappresentato nella storia dell'arte, anche ad esempio da Caravaggio, nella quale Giuditta seduce ed ubriaca il malvagio Oloferne e lo uccide per liberare il popolo ebraico. È una scena così cruenta che quasi facciamo fatica a guardarla. Eppure in questo documentario ho sentito parlare di questa scena come in realtà non di una scena di morte, ma di una scena di parto e di nascita, perché secondo questa interpretazione le braccia di Oloferne somiglierebbero a delle gambe e questo sangue che scorre è il sangue del parto. Ma perché? Perché dobbiamo introdurre nelle opere delle pittrici delle interpretazioni che hanno per forza a che fare con la loro femminilità? Nelle opere degli uomini non stiamo tutto il tempo a cercare elementi che sottolineino la loro virilità, perché non è un elemento costitutivo dell'opera. A volte invece filtriamo o quasi censuriamo le opere di un artista in base al nostro gusto. Frida Kahlo è molto di moda negli ultimi anni, presa a modello quasi come un'icona del femminismo, ma purtroppo spesso avviene in modo piuttosto superficiale. Infatti ci concentriamo molto sui suoi famosi autoritratti, ma quelli più colorati, con i pappagallini e i fiori, o addirittura nemmeno sulle sue opere d'arte, ma sulle fotografie che la ritraggono.
concentrandoci quindi sempre solo sull'aspetto fisico e sulla personalità della pittrice, dimenticandoci l'essenza, ovvero la sua arte, che spesso è drammatica e scioccante. Il titolo di questo libro è Le disobbedienti, proprio perché in effetti in passato intraprendere la carriera di pittrice implicava un disobbedire a ciò che la società si aspettava da una donna, ovvero che si occupasse esclusivamente della vita domestica o perlomeno che rimanesse in ombra del marito. Non sappiamo in realtà quante donne abbiano lavorato in modo nascosto nell'arte, ma talvolta ne diamo testimonianza. Per esempio sappiamo che la moglie di Dürer, il pittore rinascimentale tedesco, si occupava di vendere le opere del marito. Ma nel caso delle nostre pittrici disobbedienti, il loro nome emerge prepotentemente. A volte anche con risultati inaspettati. Per esempio, Frida Kahlo oggi è addirittura più famosa di suo marito, il pittore Diego Rivera. In un altro video ho parlato proprio dei tre motivi per cui lei oggi ci piace molto di più di suo marito, che all'epoca era molto più famoso ed affermato di lei. Spesso, anche se non sempre, queste donne avevano effettivamente qualcosa che mancava alle altre, ovvero erano cresciute in un ambiente artistico, figlie di pittori, e avevano qualcuno che credeva in loro. Crescere già avvezze ai colori, alle tecniche e ai materiali permetteva loro di sperimentare fin dalla giovane età la pittura e quindi anche di far emergere il loro talento. E permetteva anche di avere i contatti giusti. Elisabeth Vigée-le-Brun ebbe l'appoggio della famiglia prima, del marito mercante d'arte poi, anche se seppe trovarsi successivamente un appoggio molto più in alto. Infatti è divenuta la pittrice ufficiale della regina Maria Antonietta, che stravedeva per lei. Charlotte Salomon proveniva da una famiglia imbevuta di cultura e la sua matrigna era una cantante lirica. Ma c'era anche chi partiva senza queste basi, per esempio Suzanne Valadon, figlia di una donna poverissima. Suzanne ha intrapreso la sua scalata sociale ed artistica completamente sulle sue forze, passando da essere modella di artisti famosissimi ad essere pittrice lei stessa e vivendo una vita da vera bohémienne, totalmente libera e spregiudicata. Appoggio o no, la vita di queste donne pittrici è stata davvero difficile. Dovevano infatti combattere contro i pregiudizi del loro tempo e anche contro i limiti che la società imponeva loro. Per esempio, banalmente, non potevano tante volte disporre di modelli uomini nudi e quindi non potevano produrre opere come questa. Inoltre spesso ci si metteva anche la vita. Artemisia Gentileschi, forse lo saprete, fu processata per avere subito una violenza. Sì, avete capito bene, era stata violentata e per questo processata. Suzanne Valadon, vi dicevo prima, è cresciuta in totale povertà. Charlotte Salomon, nella brevissima vita, ha sopportato il suicidio di ben tre donne della sua famiglia, la nonna, la madre e la zia. Ebrea tedesca, morirà in un campo di concentramento a 23 anni, incinta di pochi mesi. Oggi è importante leggere le loro storie e comprendere la loro vita eccezionale e disobbediente. Ma è ancora più importante iniziare ad inserirle nella storia dell'arte con la A maiuscola e non nella storia dell'arte femminile. Perché sono artiste e pittrici a pieno titolo e ciò che ci consegnano sono le loro opere d'arte, che dobbiamo guardare con occhi liberi. Grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciatemi un like con il pollice in su e ricordate di iscrivervi al mio canale. E soprattutto, continuate a condire la vostra vita con Sassa d'Arte.